darmi la mano. Seguiti il tre, va via! Non ti ci ha pregiato con andato. Come quella pezza? E fate pezzo. Il bambino ora ha vinto, faccio vedere, ancora ci sono parecchie cose da... Un attimo che tranquillizza la ragazza. Pongi! Tira, ne vengo a casa, guarda. Tocca a lui, potete andare a casa, guarda. Oh, io ho visto, mi sono diverso, sicuramente, non sono ancora visto. Devi fare in plastica, vedete che vogliono...
Vabbè, parlare della partita, visto? Non dobbiamo parlare dell'albero. Mister Franco Barone, tecnico del Atletico Maida, per Interforze Città di Maida. Allora, mister, commenti un po' questa partita. Cosa... Beh, come nelle previsioni. Detto già durante la settimana ai miei di non guardare la classifica del caso del Lugans, faccio i complimenti. E a Pino Sesto, che è qui davanti a me, al quale dico, voglio dire, con tutta la difficoltà, chiaramente però la partita è cominciata un po' in salita, onestamente, con l'espulsione. Non giudico le decisioni arbitrali, perché sono sempre di poche parole in queste situazioni. Direi che tutto sommato abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, dai. Sono stato un po'... abbiamo sofferto a tratte il centrocampo, perché bisognava... l'uomo in più non l'hanno saputo sfruttare bene. Abbiamo contenuto abbastanza bene, abbiamo sfruttato le ripartenze. Insomma, direi come risultato... abbastanza giusto. Onore anche al Catanzaro, al Marina di Catanzaro, che onestamente ha festeggiato bene, ha avuto forse anche le sue occasioni, però devo dare il merito ai miei che non abbiamo saputo reagire, non siamo disuniti, abbiamo cambiato un po' atteggiamento tattico nel secondo tempo, perché ne abbiamo parlato nello spogliatoio, perché potevamo soffrire l'uomo in più, e forse questa è stata un po' la svolta. Poi chiaramente siamo venuti fuori contro quelle stupende di Martinez, uno dietro l'altro, per cui abbiamo tagliato un po' le gambe al Catanzaro. Senti Franco, terzo risultato utile consecutivo, un pareggio di due vittorie, si può pensare a qualcosa di più della salvezza, diciamo, siamo caduti per terra? Io vado avanti. Per mia abitudine non fare voli pindarici, una frase che ripeto quando mi si fa questa domanda, il campionato è lungo, noi abbiamo tutto da imparare. Sono squadre più attrezzate, dobbiamo tenere se la guardia le antenne sempre tese, perché il campionato è difficile. Il giorno di andata a sfruttare le situazioni in casa, sono le situazioni favorevoli in generale, pensare piano piano, non riesco a fare ragionamenti e a pensare in grande, assolutamente no. Abbiamo altre situazioni più dure piuttosto di oggi. Chiaramente i tre risultati utili ci fanno comodo, dai, tutto sommato.
ce li siamo meritati. Molti dicono che con questi punti dovrete per il giorno di ritorno, perché il giorno di ritorno sarà tutta un'altra cosa, però credo che alla fine un campionato di promozione sia un campionato più aperto a tutti i risultati, perché squadre sono molto tecnicamente, sono molto forti. Ecco. Quello che mi fa piacere è perché si può giocare a calcio. Ecco. Catanzaro Marino, nonostante le sue difficoltà di classifica, è una squadra che gioca bene, noi abbiamo giocato, questo è il calcio. Mi sono tolto domanda proprio sul campionato. Oggi abbiamo visto la vittoria del Cotonou 4-1 contro la Silana e anche la vittoria dell'Avanti 2-0, anzi 2-1 comunque a Cariati. Possiamo pensare che sia un discorso tuo questo campionato, oppure che ancora qualcun altro possa, perché sembra ormai che stiamo andando via per scappare. Lei sta andando alla grande, l'ho già detto. Tu l'hai affrontato anche, giustamente. Abbiamo risicato un pareggio con loro, ma abbiamo fatto insomma, una buona partita. Si sta dimostrando la squadra in questo momento leader, va fuori casa e vince tranquillamente, vince in casa. Il Cotronei è sempre la squadra accreditata. Dice, tu le squadre hai affrontato, diciamo, per te, dico, ti vedi? Dire, le squadre che mi hanno fatto una buona impressione, più delle altre forse in questo momento, perché le abbiamo già incontrate, ad Acre noi siamo andati in difficoltà, però l'Acre in questo momento sta raccogliendo poco da quanto ho capito. La Sinana, che era gettonata anche lei, il Cotronei insomma sta mostrando la vera realtà. Non posso dire ammazza campionata la nona giornata, però mi sa che sta prendendo il volo. Va bene, grazie Franco, gentilissimo. Grazie a voi. Ci vediamo senza lo superato. Può darsi. Allora, abbiamo anche oggi il nostro ex opinionista, l'unico Pino Sesto, Pino, tutto sconfitta amara, però credo che oggi abbiamo visto un altro Maria sicuramente. Anche però volevo dire una cosa, non per togliere nulla al Maria, però sull'1-0 se fosse entrato col gol che ha fatto battisponda, fosse entrato forse parleremo forse di qualche di un altro risultato, perché se è stato sull'1-1 magari la partita si poteva cambiare e volto, però diciamo alla fine. Io ho visto comunque ancora qualche difetto, qualcuno regala proprio i palloni, infatti a me nel secondo ora è stato regalato a me per un falso passaggio, se non sbaglio, però certamente sei arrivato ora, ci sarà molto da lavorare. Ecco, tu, ecco, qual è il tuo pensiero sulla partita? Ecco, poi. Io penso che per un'ora, nonostante i nostri problemi, che già siamo una squadra che sicuramente in questo momento ha difficoltà perché è incompleta, eravamo pure privi di altri due titolari importanti. Per come eravamo messi e per la differenza che c'è fra noi e il Maida, la prima ora secondo me siamo stati in partita, abbiamo tenuto bene, stavamo perdendo, però su azione avevamo sofferto poco, avevamo tenuto bene il campo, avevamo preso gol solo su palla inattiva e avevamo avuto la possibilità anche di prevenire il pareggio, soprattutto in parecchie occasioni, soprattutto col palo di Morelli. Poi purtroppo sono usciti fuori, al di là dei meriti del Maida, che non c'è sicuramente, non sarebbe giusto non dare merito al Maida, che è una grossa squadra, sta meritando la posizione in classifica che ha, e alla fine il divario tecnico è uscito fra noi e loro. Però poi sono usciti anche i nostri limiti, abbiamo sicuramente reso ancora più facile la partita al Maida e ne siamo usciti con una sconfitta che magari è pure pesante per l'impegno che ci avevano messo i ragazzi. Sono usciti i limiti dei ragazzi, di ingenuità, di errori di sufficienza. Abbiamo preso il secondo gol quando ancora eravamo in partita, praticamente su un eccesso di confidenza nostra, un nostro centrocampista che ha tentato di fare la giocata personale, ha perso palla e ha dato il via libera al contropiede del Maida per farci il 2-0. Quindi ci sono ancora dei limiti, è una squadra che andrebbe completata soprattutto dal punto di vista della testa, della personalità, avrebbe bisogno di almeno un paio di persone esperte, leader che guidino questi ragazzi, che poi perdono la testa, c'è il nervosismo del momento negativo, poi aggiungi al danno la beffa che magari sul 4-1 i titolari importanti si fanno espellere, quindi noi abbiamo perso questa partita, ma abbiamo pregiudicato molto la prossima, praticamente oggi abbiamo preso la quarta ammonizione, un nostro giocatore, un espulso, quindi io sabato avrò ulteriori due titolari in meno e la stagione diventa sempre più difficile e queste cose non possono succedere se ne vogliamo uscire. C'è veramente da rimboccarsi le maniche perché la stagione comincia a diventare veramente proibitiva. Però dobbiamo continuare a lavorare,
se piano piano riesco a entrare nella testa dei ragazzi e cominciamo a crescere, a ripetere queste prestazioni, completandole col cinismo sotto rete e non fare più questi errori di sufficienza, di eccesso, di mancanza di concentrazione dovuta alla mancanza di esperienza e all'esuberanza giovanile che li porta a giocare con sufficienza, non ci si rende conto che si gioca contro avversari fortissimi di promozione. Allora potremmo migliorare, però secondo me dovremmo avere la fortuna anche di beccare un paio di elementi che ci possono dare veramente una grossa mano. Però io non dispero, sono venuto qui perché ci tengo a dare il mio contributo alla mia squadra del mio paese, ho accettato questa causa e fino alla fine cercherò di non farli mollare e faremo di tutto per riuscire a compiere questo miracolo. Ad ogni modo voglio dire, ci sarà il prossimo dicembre per poter fare almeno... vedere quello che c'è in giro, insomma, sicuramente per vedere... Ora è presto, ora dobbiamo... Sì. Intanto fino a dicembre mancano ancora partite, dobbiamo giocare con l'attuale organico. Poi a dicembre vediamo se troviamo persone che fanno a casa nostra e poi questo dipende dalla società, se la società giustamente nel suo budget che quest'anno è ridimensionato, perché la società si è molto indebolita, non so se saremo in grado di operare, di fare operazioni importanti. Vabbè. Vuol dire che quelli che ci siamo stringiamo fino alla fine non si deve mollare. Va bene, grazie Pino.